Siamo al primo, quasi al primo chilometro, asfalto, discesa, poi inizia prima salita subito impegnativa, sterrato, tempo regge. Stanotte si sentiva in lontananza il temporale, ma si sta allontanando, quindi perfetto. Sono qui per divertirmi e via, a dopo. Un'ora e venti, 8,5 km. Adesso inizia la discesa. Questa per molti è una discesa corribile, anch'io la corricchio, ma mi sono passati sulle orecchie tre persone che mi hanno fatto capire cosa vuol dire correre 2 ore e 40, 14,5 km. Guardate qua che spettacolo. Dai. Non male, non male. Avanti, avanti, avanti. Non è una gara che mi sta entusiasmando, però questo panorama, questo scorcio è stato uno spettacolo, una sorpresa. Dai, forza. Avanti. Primo ristoro l'ho passato da un pezzo, adesso faremo un anello che ci riporterà allo stesso ristoro per poi cominciare la discesa di nuovo verso al triste paese, per poi spostarci sul lato delle montagne dove ci sarà l'altra cinquantina di chilometri, lato Osizegna. Questi qui sono i primi venti sulla valle opposta per arrivare ai 75. Dai. A dopo. Barone 1587. Ciao, grazie. Sarà mica del tè caldo questo qua? Sì. Ah. Tiepido. Va bene, va bene, va bene. Ottimo, così stringe un pochino e siamo a 23 km, 4 ore 11. Stiamo attraversando il paese triste per tornare sulla valle dell'Osizegna. Ponte in ferro, adesso riprende la salita, quindi vruc, si rallenta, si tirano fuori i bastoncini e si sale. Piacerebbe farvi vedere l'altimetria, ma io presumo siamo qua, plac plac plac, punto più basso, per poi fare tutta salita e poi il salitone che è il più duro sul percorso. Però dai, nulla di esaltante, bello il panorama di prima dove c'era l'anello dei 5 km. Adesso tiriamo un po' di fiato e spingiamo un po' in salita in attesa della discesa e poi si va avanti. E una valle è fatta. Avanti. 25 km, 4 ore e mezza, si continua a salire. Le previsioni sono più 8 minuti rispetto al tempo target che è 12:30, ma è presto per dirlo. Ho cambiato il copricapo, dalla bandana sono passata al cappellino perché come un somaro ho dimenticato gli occhiali da sole ed è venuto fuori una splendida giornata, come dice il signor Rossi. Vado avanti ad arrampicare. Qua è una monotona e noiosa arrampicata
salite in mezzo ai rovi, così nulla di eclatante, perlomeno all'ombra. Adesso abbasserò anche il copribraccia, che tanto la temperatura lo consente. Avanti, 25 km adesso, 4 ore 33. Buona, alla prossima. Qua non riesco a vedere come si chiama questo ristoro, ma è il ristoro dei 36 km. Adesso ci aspetta la salita più ripida, qua dove c'è il pallino bianco, poi si scende, altra salitina, brim brim brim, piano, vetta massima, discesona, e va bene, e va bene, ci pensiamo. Tutto a posto? Vuoi una compressa di sali? No, no, grazie, no? Tiro solo un po', sai. Andiamo, vediamo. Flasche sono piene, energia ce n'è ancora, appunto siamo a 36 km, quasi a metà percorso, adesso c'è soltanto da spingere, salire, salire, salire. Dovrebbe essere una cinquina di chilometri così, un'ora e mezza. Vediamo, dai, ci pensiamo. Ciao! Dai, ciao, dai, dai. Ciao, dai, grazie, dai, molto spiritosa, no? 100 metri sulla destra. Si sale ancora un po', eh? Sì, un po'. Va bene. Salita abbastanza spiritosa, eh? Questo è il prossimo. Però calcola che adesso c'è un pezzo che porta sulle creste, dove c'è uno strappo iniziale ripido, e poi i guai sono finiti perché fai tutta la parte alta. Poi ce ne sono solo 30 km da fare. Sì, però guarda, il grosso è fatto, tu dici, come allora, fatica. Allora, le creste sono impegnative. Sì. Però c'è, non è come questa che non ti dà tregua. C'è un po' di sali e scendi, a parte la parte iniziale. Fino al paravalanghe del Monticchio è proprio dura. Tira. Però te la togli in una ventina di minuti. E a questo passo qua, e poi dopo fai tutta la parte alta delle creste, scendi giù e continui a scendere fino alla piana del ponte. Poi c'è un'altra salita, giusto? Che dovrebbe essere una delle ultime salita, che però è una salita progressiva, non, non ha strappi. Sì, questa so che questa, la indicavano come è un po' bastarda, bella, bella impegnativa. Sì, perché non molli mai. Esatto. Invece l'altra ti fa fiatare qualche attimino di tregua, te lo dà. Poi facciamo il secondo passaggio a Montecerchio, e da lì mi sembra che manchino poi forse 20 km, ma gli ultimi 7 sono tutti di discesa, e poi c'è un po' di su e giù, però drittoni non ce n'è più. Quindi, insomma, adesso arriviamo a Montecerchio e va già bene. Dobbiamo fare un passettino per volta, no? Questa qua ti uccide psicologicamente. Sì, sì, sì. Un passo per volta e la portiamo a casa, dai. Sì, sicuro. Spiritosa, è terminata. Siamo a 7 ore 34, quasi 40 km. Molto simpatica come salita, molto spiritosa. Allora adesso siamo a Via il Monte, eccolo là. Ridente località turistica, sciistica. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Dai, bravo. Ciao, ciao. Mucche. Hoppla. Ah. Quindi ancora 35 km, poco, sì, 35, poco meno, va bene, è fattibile, è fattibile.
43 km, un po' di nuvole, strappettino, che non è quello che ho appena fatto, scusate, ma è questo qua davanti a noi, non so se riuscite a vederlo. Bella tosta questa gara, bella tosta, bella no, tosta, il giusto, un po' più che il giusto, però quello strappettino lì è molto molto intrigante. Dai, forza, qui a furia di strappetti si sale. Strappetto di qua, strappetto di là, adesso siamo a 8 ore e mezza, 44 km, ascesa totale 3383, va bene, c'è il tratto delle creste, lo potete vedere, tutto di là e via, fino a dietro le nuvole. Buono per prendere un po' di fiato, perché quest'ultima salita è stata veramente impegnativa. Andiamo avanti, andiamo nel senso noi e voi che state guardando il video. Diciamo che non sento la mancanza degli occhiali da sole, avendo il cappellino che mi fa abbastanza ombra sugli occhi, tutto sommato non sento fastidio agli occhi, quindi potrebbe essere la soluzione al posto degli occhiali che si inzaccherano tutti. Magari la prossima volta evito di dimenticarmeli a casa, averli sempre dietro è la soluzione ideale. Però effettivamente così col sole alto penso che gli occhi siano comunque in ombra e la vista rimane bella bella pulita e non inzaccherata. Avanti, avanti. Dopo le creste c'è un discesone abbastanza impegnativo, come diceva il ragazzo di prima che è qua dietro di me, non molto distante. Cima del Bonhomme. Vi posso garantire che è stata dura. Un disastro. No, disastro no. Veramente, veramente dura. Sto finendo l'acqua. Spero che a breve ci sia un ristoro. Basso nel campo 15, cima delle guardie 35, punta del Cravile 2.15, cima del Bo 3 ore. Fiada Natimin e si riparte. Batteria quasi scarica, 52 km e mezzo, 10 ore 38. Adesso cambio la batteria per fare il video sul ponte sospeso. Non so se ve l'ho mai detto, ma sin da bambino ho sempre avuto paura a passare sui ponti sospesi, ma soprattutto se sotto c'era dell'acqua, come in questo caso. Però bella, molto molto particolare.
diciamo che sono al limite, no, al limite delle energie, no, però correre diventa sempre più difficile. 52, 62, 72, mancano ancora una ventina di chilometri abbondanti. 3 ore posso farcela, sì, dai, sì, 3 ore. Qui hanno detto che ho mangi e bevi fino al prossimo ristoro e poi c'è una salita, tanto per non farci mancare niente. Dai, questa strada mi piace, vorrei recuperare un pochino, non so a che punto sono come tempistiche, se ho capito bene potrei essere intorno ancora alle 12.30, però mi sembra strano. Che ore? È 04, 61 chilometri, ancora una quindicina, 14, dura, molto dura. Adesso c'è questo tratto corribile, corribile per modo di dire, si va un po' più veloce, 14 ore forse, dai, va bene, va bene, va bene. Passato adesso l'ultimo ristoro, mancano 10 chilometri, ma in queste condizioni 10 chilometri saranno ancora 2 ore, fa niente, camminando, ma ci arrivo, dura. E i miei pensieri su Grand Trail di Courmayeur, fuori portata, parto la sera, galoppo fino alla mattina, quando il sole sorge, primo ristoro, mi fermo, perché direi che è impensabile di fare una 100 km con un rapporto simile, se non peggiore di questo. Non ha senso, non ha assolutamente senso. Con questo rapporto al massimo 50 chilometri, non oltre. 100 chilometri devono avere un rapporto molto più basso, come il trail del Lago d'Orta, l'Utlo, quella sì, ma Grand Trail di Courmayeur dubito fortemente, anzi in questo momento ne sono sicuro. Dai, a dopo. 7 chilometri, là devo arrivare, questa dovrebbe essere una discesa corribile, ma non riesco a spiegare alle gambe che devono correre, anche perché so che anche se corressero il rischio di inciampo sarebbe molto alto. Sono in fondo, sono sul fondo del barile e sto raschiando. Raschio. Un chilometro scarso, manca un chilometro scarso. 15 ore 26. Le campane oggi suonano. Non suonano a festa di sicuro. Un disastro, distrutto. Sarà divertente domani mattina. Se adesso mi definisco distrutto, figuriamoci domani. Domani sarà l'apoteosi della distruzione.
ma l'ho scelto io. Va bene, nel senso, i progetti erano altri. 12 ore 30 mi sembrava una cosa fattibile, strabordare sulle 13, e invece ho sballato tutto. Va bene, è una lezione anche questa. Siamo adagiati sul fondo, ogni tanto cerco di sollevarmi dal fondo, ma non si riesce. Anche l'ultima rampata. Buonasera! L'ultima rampata la farò camminando. Pazienza, è andata così. Di più non potevo fare. Buonasera! È dura, eh? Abbastanza. Diciamo che stamattina era un po' più fresco. Stamattina è anche quasi al buio. Dai. Buonasera. Ancora un chilometrino, dai. Sì. Dai. Ma ancora un chilometro, no. Basta chilometri. Aspetta, 500 metri, 600 metri, un chilometro scarso. Come ha detto il ragazzo, mi fido di più del ragazzo che di Babbo Natale. Ecco dove abita Babbo Natale. Viene a passare, a svernare qui, a Triverio. Ah, ho la gobba dolorante. Stanotte sarà veramente, veramente divertente dormire. Dai, tengo gli ultimi sprazzi di batteria per l'arrivo. Questo è il regalo finale che fanno. Qualsiasi sia la distanza che tu percorri, salitona, scale e piazzale. Grazie organizzatori. La gigetta è là in fondo. Grande gigetta. Purtroppo non riesco ad andare più di così. Sono alle cozze. Questo è il massimo che riesco a fare. Grazie ancora.